Ciao a tutti, sono relegata nella mia postazione perché, nella mia camera, non nella mia postazione, perché le bambine sono in didattica online, quindi una è nello studio, una è in cucina, io, vagabondo che sono io, vado in giro per casa. Comunque, insomma, sta andando abbastanza bene, poi dopo dovranno fare i compiti. Oggi pomeriggio andrò a lavorare, mi alternerò, insomma, non so le scuole quando apriranno, se apriranno, non si sa ancora niente. Volevo fare un piccolo video di una serie di cose miste, perché ho dei prodotti che sono finiti che volevo buttare, delle cose nuove che ho comprato e delle cose su cui ho una recensione da fare. Allora, prima di tutto, la recensione che vi volevo fare era quella che vi ho fatto anche sul sapone per le mani e sono questi due di spuma di champagne. Uno è rigenerante ametista e orchidea, sono bagni doccia e l'altro è latte di mandorla e burro di karité. Sono straordinari, il profumo persiste tantissimo, infatti adesso sto usando il terzo della linea. Penso di averli provati tutti, e mi stanno piacendo veramente, veramente tanto. Come mi sta piacendo tantissimo, questa invece è una recensione perché ce n'è ancora, del DEM, però il DEM purtroppo l'ho preso a Milano, Blossom Kiss 0% di alluminio, che è il deodorante che faccio utilizzare alle bambine e ha un profumo buonissimo. Poi loro gli piace, vabbè, lasciamo stare. Che cosa hanno fatto i miei cosmetici, ma io non ne parli. Mentre a me invece, stranamente, una cosa presa per caso, perché era in offerta, mi sta piacendo un sacco. Ed è questo deodorante che si chiama Pearl & Beauty della Nivea. Che profumo, ragazzi! Regge benissimo. Non regge quanto... Insomma, quanto il dab. Sì, regge quanto il dab. Poi, vabbè, solito Vidal che è finito. Abbiamo terminato questo shampoo della nuova linea della Herbal Essence. Questo era fragola e menta, che detto così... Ma è buonissimo, sa di fragola tantissimo e alle bambine è piaciuto tanto, lo usano loro, sono 90% di ingredienti naturali, zero paraffine, zero coloranti, zero siliconi. Ho comprato l'altra versione che è quella al cocco che hanno iniziato ad usare ieri e anche quella sembra non male e poi ho comprato anche il balsamo perché me l'hanno consigliato, un'amica me l'ha consigliato, ha detto è straordinario, fa i capelli dritti. E all'olio di argan lo proveremo perché questo non l'ho ancora provato, è nuovo. Ieri l'hanno finito il balsamo, quindi poi lo proveremo. Io ho comprato perché di balsamo che abbiamo finito c'è questo che è consigliato dalla Superstar. Che le gemelle si sono letteralmente bevute, non riescono ancora a capire bene le quantità, diciamo così. Quindi magari gli devi stare un attimino dietro. E stavolta è durato di più dell'altra volta, che sono riuscita ad usarlo comunque anch'io un paio di volte, perché adesso col capello lungo sono ricci, però sono... Insomma, dovrei andare dal parrucchiere, ma di questi periodi non vado da nessuna parte, se non al supermercato e in farmacia. Basta. È il Vive Total Repair che non ha nessun tempo di posa e per loro è piaciuto molto. Come a loro è piaciuto molto questo. Ve lo dico perché io non vi so dare una recensione su questo struccante. Perché l'hanno finito le gemelle.
L'avevo messo nel mobiletto, hanno usato qualche ombretto, per fortuna che hanno usato l'azzurro di MAC, una cialda azzurra comprata in tempi sospetti molti anni fa, non so perché presi quell'azzurro comunque, e poi ogni tanto provavano qualche colore, io vedevo che stavano in bagno, tipo andatevi a fare la doccia, e vedevo che ci stavano più tempo del solito, e quindi l'hanno finito loro. Secondo me è piaciuto, perché io non ho mai visto segni di trucchi in faccia. Quindi loro hanno dei trucchi, io ce li ho messi da parte per loro, per giocare, ma fino a quando non se lo meriteranno, cioè non toccheranno la mia roba, perché la curiosità io la capisco, ma fino a un certo punto no. Ah, e poi mi è piaciuto tantissimo questo, il nuovo dalba al cocco, totalmente in fissa col cocco. Poi anche queste non erano male, sono delle salviettine struccanti della Saugella che erano in offerta insieme al detergente, e insomma, sì, senza arte né parte. E per l'ultima cosa che ho comprato, ma che non ho ancora utilizzato, e l'ho comprata già da almeno una settimana, è questo detergente oleoso, olio struccante, perché dovete sapere che non vado in profumeria, quindi l'ho preso al supermercato, e ne ho preso uno qualsiasi. Allora, olio struccante detergente visi occhi con olio di macadamia rigenerante per pelli secche e sensibili, non lascia residui. Scusate, ogni tanto sento, perché poi devono. Spero che sia un ottimo prodotto. Aspettate un attimo. Mamma si è ricollegato di nuovo da solo. E mo si ricollegati. E come, dov'è la password? Ora vengo. Me la scrivi, aspetta. Sì, come te la scrivo? Un attimo solo.